Ehi ragazzi, io sto qui solo a ricordarvi che la prossima settimana ci sarà il video sulle paradigm. Non è che ci siamo scordati, ehi. Va buono, mo vediamo che fa l'altro, One, e two, e one, two, three, four. Ciao ragazzi e benvenuti a una nuova puntata del video di Guitar Technician, oppure se mi state seguendo nel canale Umberto Ronco. E oggi, siccome mi avete chiesto in tanti che cos'era su questo nuovo video con questa chitarra e volevate sapere che cos'era questa chitarra che usavo, e ve la racconto un pochettino. Grazie al mio amico Luca, dobbiamo dire grazie a Luca, che mi ha regalato. Era una vecchia Ibanez 450 con il Floyd Rose. Era messa veramente in uno stato atroce. Qui guardate, ho persino gli amabili resti di quello che era questa chitarra. Il precedente possessore, come se vedete, ci aveva messo pure delle viti normali dentro, un disastro, una roba, guardate, era tremenda. Però sapete, che aveva quel qualcosa in più, suonava. Aveva, non lo so, io appena gli ho fatto un accordo, ho detto: Madonna, questa è una chitarra della Madonna. E allora ho deciso di diciamo customizzare un po', grazie anche a conoscenze che ho. E di conseguenza, che cosa abbiamo fatto? A parte che è zossissima, puliamo un po', che c'era un po' di polvere. Sono andato in vacanza una settimana, come ben potete vedere. E cosa gli ho fatto? Praticamente ho tolto il tono, quindi non c'è più il tono, perché questa è una chitarra veramente da suonare a 10 proprio potente. Gli ho aggiunto uno split coil per gli humbucker, i due humbucker, e come vedete in mezzo, invece di avere un altro single coil, ho un Duncan, un JB Mini. E per il resto abbiamo riempito il Floyd, vedete, se lo metto così lo potete vedere. Abbiamo riempito il Floyd con un blocco di legno che abbiamo poi aggiunto della calce di stucco per legno, e lo abbiamo chiuso in modo che fosse stabile, che non si muovesse mai più. Ho aggiunto un Goto Bridge fisso, e niente. Per il resto i V7 V8 erano quelli che suonavano talmente bene che mi sono detto: ma perché devo cambiarli se suonano così bene? E quindi le corde sono passanti adesso. Ho un'altra modifica, gli ho fatto anche un tocco di colore alla paletta, che mi sembrava intonato con appunto con il corpo. Il corpo, come potete vedere, la fiammatura, questa bellissima areografia, è stato fatto da Cascobene di Genova. Quindi se avete... Cascobene è un negozio in realtà che è di moto, di caschi. Però sapete che le moto, i caschi si possono aerografare e fanno delle bellissime cose. E di conseguenza ho detto: perché non lo possono fare su una chitarra? Infatti l'hanno fatto. Perché originariamente nella chitarra l'avevo fatto io con lo spray, ma era venuto una merda, era tremendo. E invece questo qua, il Cascobene, guardate che lavoro bellissimo che hanno fatto. Veramente tridimensionale, addirittura che sale un pochettino anche sul bordo della chitarra. Contate che ormai questa è una chitarra che ha 6 anni, quindi un po' di cosini, un po' di usura c'è, però veramente un meraviglioso lavoro. E persino diciamo che tutte le fiamme partono dall'attacco del jack. Una cazzata, però insomma è simpatica. Se volete andiamo a vedere come suona insieme, vi farò sentire un po' tutte le tipologie di suono e perché questa chitarra veramente mi ha colpito un casino. Così andiamo anche a sentire il JB, ne approfittiamo. E prima vi faccio sentire i puliti, quindi andiamo con humbucker, vediamo tutte le posizioni, humbucker al manico.
clicchiamo il single coil, diventa un single coil. Torniamo in humbucker. Abbiamo due humbucker. Uno viene splittato, questo coil viene splittato e questo rimane full humbucker. Il JB. Posizione intermedia, quindi intero e metà del coil dell'humbucker. Infine humbucker, full humbucker. Split coil, quindi single coil. Adesso ve la faccio sentire bella incazzata al ponte. Questo pick up al manico mi dà emozioni perché mi ricorda un po' Satriani. Tanto bella la posizione del pick up al ponte splittata che l'ho usata per fare una famosa cover. Nel mio disco ci sarà una cover di Hendrix e Foxy Lady. Anche per oggi è tutto, spero di avervi tolto un po' lo sfizio e vi posso dire che modificare le proprie chitarre non è così difficile, non è così possibile. Se volete fare una bozza c'è un sito bellissimo che si chiama TCT, scritto TCT, ve lo scrivo sotto, Kisekae, dove è possibile fare appunto le bozze delle vostre chitarre, addirittura personalizzarle. Come potete vedere qui, adesso ve lo metto qui, questo era il bozzetto che avevo fatto quasi un anno prima di realizzarla, quindi ve la faccio ancora vedere. Questa è Belzebù, quindi quando la vedrete nei miei video sapete che è Belzebù, la RX RG 450. Quindi con questa bellissima immagine vi saluto e vi ringrazio.